Questa mattina il ROS, unitamente ai comandi provinciali carabinieri di Genova e Vibo Valentia, ha arrestato il latitante Bonavota Pasquale, che era inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità. Le indagini sono state coordinate dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro e del procuratore Nicola Grattelli. Il latitante Bonavota Pasquale era ricercato per l'ordinanza scaturita dal procedimento di nascita Scott, attualmente in fase dibattimentale. Aveva, secondo l'ipotesi accusatoria, un ruolo apicale all'interno della locale di 'Ndrangheta di Sant'Onofrio. L'organizzazione aveva interessi imprenditoriali anche su Roma e in tutto il nord Italia. Effettivamente questa mattina il personale del ROS, impegnato in un prolungato pedinamento, l'ha localizzato all'interno di una chiesa sita al centro di Genova. Il latitante Bonavota Pasquale era ricercato perché è indagato per associazione mafiosa nell'ambito del procedimento Rinascita Scott. L'operazione Rinascita Scott fu eseguita il 19 dicembre del 2019 dall'Arma dei Carabinieri, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro, e aveva portato all'arresto di 334 persone. Il Bonavota in quel giorno si sottrasse alla cattura e da quel momento era latitante.